Benessere al femminile. 3 minuti per farci del bene, per vivere al meglio il nostro periodo mestruale, ovvero come affrontarlo per rigenerarci, stare bene e prenderci cura di noi, prima, durante e dopo. Come sappiamo, qualche giorno prima del nostro ciclo il corpo inizia a trasformarsi. Abbiamo la sensazione di essere più pesanti, magari piene d'acqua, più gonfie. L'addome spesso si gonfia. Alcune donne hanno una sudorazione maggiore, altre dormono male la notte e accusano delle sintomatologie. E allora, cosa fare? Prenderci cura di noi attraverso l'alimentazione? È importantissimo, non negare che possiamo stare bene prima, durante e dopo, altrettanto. Cosa assumere? Importante, in questi giorni mai far mancare la frutta, ma soprattutto quella frutta ricca di potassio, di magnesio, di beta-carotene, di vitamina C e di fibra, così indispensabile per il nostro benessere psicofisico. E allora, mai far mancare ad esempio della buona frutta tropicale, che non necessariamente arriva dai tropici, ma che potrebbe arrivare anche vicino a casa nostra. Per tutti coloro che vivono in Italia, la Sicilia ormai è diventata attenta e sensibile produttrice di questi straordinari frutti, e quindi inserire del mango, della papaya, dell'ananas, dell'avocado in questi giorni prima del ciclo è fondamentale. Durante il ciclo dovremmo accompagnare invece la nostra alimentazione con i cibi e le verdure che sono ricche di amido, come per esempio le patate dolci, la zucca, le patate cucinate senza grassi aggiunti e preferibilmente accompagnate semplicemente da una ricca insalata che magari abbiamo preparato con della verza cruda, perché la verza cruda accompagnata con un po' di succo di limone, magari di succo d'acero o lime, può aiutarci nella digestione, soprattutto a ridurre quel fastidioso senso di bruciore di stomaco, gastrite, della quale o nausea, della quale spesso le donne durante, prima del ciclo, tendono a soffrire. E cosa fare i giorni dopo il ciclo? Beh, i giorni dopo il ciclo abbiamo sicuramente magari perso anche tanto sangue, quindi accompagniamo la nostra alimentazione con delle barbabietole ricchissime di ferro, con delle fresche insalate e con degli alimenti che sono particolarmente depurativi, drenanti, come ad esempio i carciofi, dei quali in questo momento siamo ricchissimi.